Ciao ragazzi, ben ritrovati su Piante contro Zombie 2. Nello scorso episodio abbiamo iniziato il Mare dei Pirati. Adesso sono pronto per livellare la bocca di drago. Così aumenta il danno e la resistenza, e non è male. Ok, non ci sono altre piante da potenziare, per cui direi di immergersi direttamente nell'avventura e affrontare il livello numero 9. Senza indugi. Il viaggio di Shido nel mare dei pirati. Allora, c'è un bel po' di zombie. Ovviamente l'impiegamento di forza ormai è questo qui. Ed effettivamente potrei utilizzare questa per l'inizio. Ok. Se abbiamo due piante d'attacco e girasoli, dovrei essere a posto. Cioè, ho le chicopulte, quindi va benissimo. Bene. Allora, effettivamente la velocizzata iniziale conviene farla, così almeno non si perde tempo. Negli scorsi episodi sono stato un po' lento, cioè nello scorso episodio sono stato un po' lento in un livello a piantare i girasoli. Cercherò di non fare la stessa cosa perché mi servono sui subitissimo. E poi abbiamo tutto il tempo, ecco. Cioè voglio aspettare, devo essere più paziente. No. Finiamo che non riusciamo ad avere abbastanza soli. Però comunque sono sempre riuscito ad avere tutto il campo completo, pieno di soli, di piante. Cioè senza preoccupazione proprio. Ok, sì, direi che possiamo iniziare a mettere le piante. Ok, e ora che la bocca di drago è leggermente potenziata, dovrebbe fare più danni e sto più a posto. Per sicurezza qui metto delle mine, perché chissà, parlano zombie di punto in bianco, mentre sto ancora proteggendo le file di davanti, insomma. Le file con la passerella più che altro. Ok, bene, ecco appunto. Come avevo previsto. Bam. Allora, qui metterei una chiccopulta e un bel muro di noce. Ottimo. E davanti ai muri di noce potremmo iniziare a mettere i rovi. Così almeno siamo più protetti. E facciamo anche più danni. Ora, allora, lì non c'è neanche una pianta a proteggere. Quindi non mi servono soli. Perfetto. Mangiate il muro di noce, grazie mille. Ok. Beh, ora siamo messi leggermente meglio. Ci sono ben due ondate. Non mi conviene rallentare tutti i zombie? Quasi. Ok. Allora, mettiamoci un rovo e un muro di noce. Ok. Allora, direi che dovrei aver messo anche questo rovo. Le spiegazioni di forza iniziali sono ben messe. Dunque non mi serve altro. Sta arrivando l'orda finale. Giusto qualche chicopulta extra. Costa poco e non fa mai male. Perché può rallentare i zombie. E effettivamente metterei una bocca di drago qui. Perché colpisce tutte le linee. Già. Per me conviene. Allora. Perfetto. Cos'altro potrei fare? Mettere un paio di bocche di drago qua per sicurezza? Boh, perché no? Come si vede, campo completo, oltre alla corda finale, non dovrebbero esserci problemi. Cioè, non so, però potrei fare anche questa cosa per attirare qualche zombie e così batterlo più in fretta. Sì. Guardate che roba. E mi sa che abbiamo vinto, sì. Bene. Ok, questo giorno 9 è stato piuttosto semplice. Abbiamo sbloccato una nuovissima pianta. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Si tratta del fagiolino che respinge i zombie gettati nello specchio d'acqua più vicino. Ottimo. Vai, 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 voglio vedere che cosa ci riserva il futuro del Mar dei Pirati. Allora, un dispiegamento di forza interessante. Secondo me possiamo andare con le stesse piante di prima. Sì. Secondo me sì. Mi sono trovata benissimo. Ottimo. Velocizzazione iniziale e girasoli gemelli. The zombies are coming. Allora, mi sta piacendo questa combo di piante. E i girasoli gemelli sono sensazionali. Allora, iniziamo a mettere le chicopulte dove c'è il mare. Bene. E altri girasoli gemelli. Però alla fine ne bastano tre.
cioè con tre girasoli gemelli si trova veramente benissimo. Allora, però questa volta devo un po' decidere come comportarmi. Ad esempio, cerchiamo di mettere subito qui un bel dragone. Ecco fatto. Almeno qua siamo messi bene. Devo proteggere un po' le fine in fondo però. Ok. Non si sa mai. Per ora non vedo niente di strano. Tutto sembra ok. Poi c'è il drago che inizia ad attaccare. Perfetto. Allora, mettiamoci tutti i girasoli possibili. Ok. E drago. Perfetto. E mettere qui il classico muro di noce con davanti. Come si chiama? L'airo. Ecco. Che qui devo stare più attento. Allora, rovo. Il muro di noce è un po' più lento, quindi devo tener conto di questa cosa. Ok, meno male che l'ha rallentato. Bene. Mi sono arrivati anche i primi zombie volanti. Attenzione. Oh mai, oh mai. No, no, no. Cavolfrutta. E che cosa sono quelli? Cannoni? Oh mai. Cannoni che lanciano zombolini? What? È qualcosa di incredibile. Che roba. Allora, non ho modo di attaccarli se non con le catapulte, appunto. Wow. Wow, che roba. Rallentatevi, tutti quanti. Non sto capendo niente. Distruzione totale. Non lo so perché l'ho messa lì. Forse per poter fare questo. Ok, un po' cheating, ma va. Ok, vai. Guardate che roba. Ok. Bene. Ora, quella catapulta brutta non posso far niente con quel cannone, vero? Devo solo aspettare di ucciderlo con le piante che ho a disposizione, praticamente. Non posso fare niente. Da. Se non ho altre piante che attaccano da lontano, quindi se devo soltanto fare così e aspettare, quindi acceleriamo. Acceleriamo alla grande. Immobilizziamolo, perfetto. Ok. Quando è uscito quel cannone? Come è uscito il cannone? Ho detto che cosa diavolo è? Ah, ecco. Sbloccheremo il cannone sparacoccoso a un livello per sicuramente contrastarlo, ecco. Ci sta, ci sta. Rilevatore punteggio attivato. Vediamo se riesce a battere il mio punteggio. E metti David pazzo come iniziali. Ottieni il punteggio stabilito. Ah, ok. E uno di quei minigiochi con i cannoni sparacocco, vero? Sì. 30.000? Wow. Uff. 30.000. Ok. Non mi conviene sparare sugli zombie singoli, mi sa che devo aspettare. Ora. Assurdo, grande e combo per 4. Ok, devo essere un po' più paziente. Perfetto, 6.000. Cavoli. Aspettiamo un po'. Perfetto. Ok. Allora. 9.100. Ottimo. Sono quei zombie che si fermano e cercano di farvi imbrogliare alla grande. Ok, vai. Vedete come si fermano. Ora. Ok, spero di riuscirci. Wow. Guardate che roba. Forza cannoni, rigeneratevi. Ah, 23.000. Ora. Perfetto, 28.000. 29.000. Sta arrivando l'orda finale, quindi secondo me ce la faccio.
vabbè, se manco così no. Wow, 31.000, ok. Guardate quanti zombie! Boom! Boom! Ok, abbiamo completato il punteggio, quindi sto a posto. E ormai se ne sono andati via. Cioè, il cane non si è ricaricato in tempo, quelli dei alleati, quindi sì. Ok, abbiamo vinto, dai. Abbiamo raggiunto il punteggio richiesto. Quindi sì. Ok, abbiamo sbloccato. Wow, 400 costa. Il cannone spara cocco. Tocca il cannone per sparare una noce di cocco esplosiva. Lo voglio provare subitissimo perché sono sicuro che ci saranno altri cannoni nel prossimo livello. Allora. Qua bisogna stare veramente attenti. Queste mi servono per forza. Non devo usare praticamente piante esplosive. Cioè, nel senso di quelle che costano poco. Quindi, sì. Beh, l'importante è fare le cose con calma e ci dovrei riuscire. Ora mi tengo un po' di spazio per il cannone sparacocco e praticamente devo mettere la difesa subito. Come diversivo devo usare la difesa, quindi il muro di noce. Eh già. Vediamo un po' come me la cavo. Bene. Avanti, avanti, girasoli. Mi servono soli subitissimo. Già. Allora, col muro di noce, ecco qua, farò la diversiva in questa maniera. L'unica soluzione che mi viene in mente. Un dragone qua. Allora, per il momento mi tengo solo un dragone e spero di riuscire a resistere. Ok. Perché mi servono girasoli. Allora, direi comunque che non devo mettere per forza i cannoni sparacocco subito. Posso tenermeli in riserva per dopo, mentre all'inizio metto le chiccopulte. Protette ovviamente da un muro di noce, perché sennò non sopravviveranno. Anche perché, siccome ci saranno i cannoni, significa che ci saranno anche gli zombolini. Ovviamente. Bene. Ok. Perfetto. I cannoni è l'ultima cosa che devo mettere, senza ombra di dubbio. Ecco che iniziano ad arrivare i cannoni. Bene, quindi è arrivato il momento di metterci il primo cannone sparacocco. Non appena questo zombolino viene distrutto, spara! Sì. Eh già, è la maniera ideale per. Oh, anche sbloccato un obiettivo. Bordata, ottimo! Bene, 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 bene. Basta il cannone sparacocco. Questi cannoni sparacocco. Oh, che cos'è questa cosa? Si stanno avvicinando un po' troppo. Allora, mettiamo altre piante qui. Ok, e adesso restiamo ancora un altro cannone sparacocco. Oh, monete, monete, monete. Perfetto. Ok, il cannone è pronto. Forse dopo non muori. Perfetto. Ottimo. Perfetto. Boom. Tra l'altro colpiscono anche ad aria, quindi sono molto utili. Cioè, guardate, in 2 secondi sconfiggiamo i cannoni e qualsiasi altra offensiva. Già, sono molto molto utili. Questa è l'orda finale? Nessun problema. Sono pronta con i cannoni sparacocco, guarda. E morite. Perfetto. Vediamo la mossa speciale. Boom, super cannonata! No, dai, perfetto. È stato un livello giocato in maniera esemplare, secondo me. E abbiamo sbloccato un potenziamento. Vediamo di che potenziamento si tratta. E tra 2 livelli sblocchiamo anche la tripla sparasemi.
Ricevi indietro il 25% in più delle cose che sono quando estirpi le piante. Non male, non male. Produce almeno 3.000 soli. Allora, 3.000 soli, eh? Allora, 3.000 soli con questi spiegamenti di forze è possibile? Non ci sono cannoni, quindi questo potrei anche evitarlo e magari mettermi questa per proteggermi meglio. Anzi no, voglio provare questa. Il fagiolino non l'ho mai usato. Per cui proviamolo. Proviamo questo fagiolino. Vediamo un po' come funziona. C'era scritto che sbalzava via gli zombie, quindi. Quanto è forte! Allora. Caruccio! Forte, mi piace! Allora, devo produrre un sacco di soli, quindi alla prima occasione, naturalmente, devo utilizzare i potenziamenti per i fiori, ecco, per i girasoli. Allora, che cosa potrei fare? Sicuramente iniziare a mettere le chicco corte. Bene. Ok. Allora. Iniziare a proteggere queste file in questa maniera. Che cosa diavolo vuole fare quel pappagallo? Che cosa diavolo? Mi ha rubato i girasoli! Come ha osato? Stupido pappagallo. Eccolo che torna! Ok. Non per qualcosa, ma mi servirebbe un po' di potenziamento. Ok. Vai. Eccolo qua, finalmente, girasoli! Ok, sta funzionando tutto in maniera eccellente. Guardate, devo mettere più girasoli secondo me. Ok. Qualcosa mi dice che se no non ce la faccio. Se non metto abbastanza girasoli. Ok. Iniziamo a buttare giù qualche zombie, qui tanto per proteggerci. Ok. Ce la farò ad arrivare a 3.000 soli? Sì, dai. Secondo me sì. Ora ce la faccio. Perfetto. Allora, mettiamo questo, questo, perfetto. Questo. Ok, e quasi quasi estirpo questa per mettere questa, che è più utile. Perfetto. Ah, già, c'è il pappagallo. Che rottura. Ah, non è riuscito a sconfiggere una pianta, quel povero drago. Allora, sconfitta. Ciao ciao. Bene. Allora, questo dispiegamento di forze è ottimo. E mi sa che riusciamo a battere un secchione in un colpo. Che figata. Ok. No, questo non lo voglio usare adesso. Qual è il suo potenziamento? Wow! Fantastico! Orda finale. Allora, che cosa potrei fare? Effettivamente potrei distruggere questi zombie. In 2 secondi. Perfetto. E sconfiggere anche questo. In 2 secondi. Smettila di rubarmi le piante. Ottimo. Allora, direi che abbiamo vinto. Perfetto. Wow, sono stati veramente utili questi fagiolini. Ok, un altro livello avremo sbloccato la triple sparasemi. Non vedo l'ora.
Sì, almeno 3.000 soli, nessun problema. Passiamo al prossimo livello. C'è la bassa marea, le ondate stanno arrivando. Mettiti i braccioli, credo che ci bagneremo. Prepara le tue difese e sconfiggi i zombie. Allora, quindi dobbiamo essere molto attenti. Questo, magari il fagiolino? Non lo so, però questo mi servirà, anche questo. Con 2.000 soli questo mi sembra un po' troppo eccessivo. Allora, sto pensando effettivamente di usare il fagiolino e questo. Oppure di utilizzare una pianta potenziata da tenere in serbo per le emergenze, non lo so. Comunque, per il momento proviamo questo dispiegamento di forza e vediamo che succede. Allora, con calma. Mi servono delle criptopunte praticamente dappertutto. E anche queste. Perfetto, ci rimangono 625 soli. Ora potrei mettere due dragoni qua. E ci mancano 325 soli. E praticamente dei muri di noce. Ora, 125 soli, che potrei fare? Allora, o metto 125 soli. Allora, proverei a mettere due di questi per le emergenze, però vediamo che succede, dai. Ok. E velocizziamo. Vediamo che riusciamo a combinare. Ok, ci sono anche quelli. Sì, non ci avevo pensato, però. Vediamo che succede. Che wow. E hanno praticamente distrutto tutto. No, fermatevi! Ok. Wow. Li avrei dovuti fermare prima. Ok, no. Fuori. Bene. Allora. È rimasto solo un dragone. Quindi devo stare anche attento. Eh no, ma non vale! Ok. Orda finale. Allora, questa è l'orda finale. Quello che potrei fare è questo. Potenziamento. Fuori tutti. Ok, no. Non ha funzionato come speravo. Ok. Oh my god. Vabbè, comunque ce la faccio lo stesso perché ho ancora i cosi là. Perfetto. Italia erba, ecco. Oh my god. Dai, ce la puoi fare. Ma ce l'abbiamo fatta. Wow. Non ci credo. Ok, mi basta bloccare gli zombie iniziali un po' prima e per il resto, ok. Abbiamo sbloccato la tripla sparasemi, che spara semi su tre file, veramente una pianta fantastica. Che direi che secondo me abbiamo il tempo di fare un altro livello, vero? Direi di sì. Ora, impedisce agli zombie di calpestare i fiori. Allora, se non devono calpestare i fiori qui, le cose si fanno veramente complesse. E potrei effettivamente iniziare a usare una spada semipotenziata. Ok, ora avendo una spada semipotenziata dovrei riuscire quantomeno a fare qualcosa di decente. Allora, questo significa che devo assolutamente mettere subito le protezioni in questa maniera qua e poi decidere che cosa farne. Ok, perfetto. È una chiccopulta. Allora, ora non devo cadere nell'errore di non mettere dei girasoli, eh. Ok. Quindi, stiamoci attenti. Vai, girasoli. Allora, sarà un po' complesso. Bene. Allora, devo
missione praticamente all'inizio. E sconfiggere subito questi cosi. E il cannone subito, boom. No, 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 non ci siamo capiti. Ok. No, 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 no. Ok. Sono stato un po' disattento qua. Vai. Allora. No. Sentite. Ok. Errore mio, non importa, si va avanti. Allora, vai. Ci sono mangiati praticamente tutto. Non ci ho proprio fatto caso. Non ho messo in tempo le difese. Allora. No, 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 no. Bloccatevi tutti. Ok. Mi serve qui la protezione. Perfetto. E mi manca la protezione di là. Sconfitta. Che non ho abbastanza amore di voce. Qual è il problema? Scusate, è rallentato un attimo. Ok, che non sto capendo niente. Bene. Protezione, ok. Mamma mia. Allora. È la prima volta che utilizzo un potenziamento, però. Veramente ho fatto un errore madornale. Perfetto, che qua devo stare molto attento. Ok, che mai le noci non si sono potenziati in tempo, è per quello, cioè. Però vabbè, ho soltanto sprecato 950 monete, quindi non è che ho fatto chissà che cosa. Comunque, mi sono comportato bene, sono riuscito a, diciamo, avere una reazione in tempo per risolvere la situazione, ecco. Vabbè, ok, non riuscivo più a parlare. Vediamo un po' quanto ci manca per finire il mondo. Sono 16, ci mancano un bel po', wow! Ma quanti livelli ci sono? Ci sono un bel po'. Allora, vediamo un po' le missioni che abbiamo completato. Abbiamo sbloccato il cannone sparacocco. E per questo teniamo un sopravvenzamento. Perfetto. Altra missione. Sbloccato il fagiolino. Per cui siamo alla fine. Ottimo. E sbloccato la tripla sparatina. E altra pignata per noi. Ottimo. Abbiamo fatto un bel po' di roba, quindi. Giardino Zen. Ok, possiamo mettere un nuovo seme. Perfetto. Ok. Sì. E adesso di qua direi di migliorare qualche pianta. Ad esempio il fagiolino che si ricarica più velocemente. E naturalmente la tripla sparasemi. Così è più potente anche quella. E direi basta. E direi che ho fatto tutto quello che andava fatto. Per cui ragazzi, direi che ci possiamo salutare qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate un like, iscrivetevi al canale e commentare qui sotto. E ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!